Music Media Tracks. Trovo in macchina in questo momento, come potete vedere, con mio figlio a fianco. Di un po' qualcosa, Gabri. Ciao. Che ci sei tu. Da Milano Marittima ci spostiamo a Pescara, dove fa più o meno 300 km. Poco più, dopo un altri 150 per ritornare. Io ho attaccato la registrazione non solo per mio figlio, ma anche per tutti i bambini che mi stanno a guardare e per tutte le persone che ci stanno a sentire, ascoltare, vero Gabri? Leva il cappello, no? Non voglio vedere. Ah, vabbè. E lui là il grattacielo che ti diceva papà, quello lì, guarda, quello, il grattacielo di Rimini, ci troviamo più o meno a Rimini, quello è alto un bel po', eh. Ma lì che passiamo un po' all'esterno, ma fra poco ci andiamo più vicini, dall'autostrada si vede, vedrai. E il discorso è mirato sui soldi. Questo è un discorso che pare che c'è tanti pensieri negativi, no, sul fatto dei soldi. Uno dice i soldi è lo stercolo del diavolo, sempre le solite cose, no? Invece il discorso soldi, denaro, è importante per far capire ai bambini che i soldi qui sulla terra non solo fanno comodo, ma e ci abbiamo bisogno tutti d'averceli in abbondanza. Sì. Quindi come posso strutturare il discorso? Perché fino adesso ho parlato a mio figlio e ho ritenuto molto giusto. Guarda un po' come gli suona quella macchina là, la stanca stra, e quel camionista. Ho ritenuto giusto, opportuno fa questo video, no? Anche per chi è che ci guarda, per condividere questa riflessione. Che noi tutti siamo abituati a dire guarda chi è che sta peggio, ma guarda chi è che sta peggio, guarda chi è che sta sotto un ponte, guarda chi è che non c'ha casa, che non c'ha più niente, ha perso tutto. Vabbè, bisogna guardare queste persone, per cosa? Per aiutarle. Ma se noi guardiamo sempre chi è che sta peggio, come famo a star meglio? Come famo a diventare, a far sta bene a quelle persone se guardiamo sempre quelle che sta peggio? Noi dobbiamo guardare pure quelle che sta bene, quelle che sta meglio di quelle persone lì. Perché se noi guardiamo chi è che sta bene, chi è che sta meglio di quelle persone lì che ce l'hanno fatta a fare qualcosa per creare qualcosa nell'azione concreta, che hanno riuscito, che sono riusciti a avere degli obiettivi e hanno raggiunto degli obiettivi che hanno fatto fare i soldi. E l'hanno fatti guadagnare per non stare in quelle condizioni estreme di cui tutti parlano, delle povere persone che non hanno un tetto, non c'hanno una casa, vivono sotto i ponti, alcuni non vivono manco il ponte c'hanno, no, per coprirsi. Stanno proprio sotto lì, in mezzo, vicino ai negozi.
vicino ai negozi, sotto a San Pietro, a Roma, a Macello, capito? Senza casa, senza niente, manco un ponte. Siamo abituati. Roma veramente un macello. A Roma, visto, no? Ti sei accorto quando sei andato con la città scolastica al Colosseo? Quindi voglio dire, il discorso adesso è un po' frastornato perché sto a guidare, sono un po' concentrato alla guida, sono concentrato con i pensieri altrove, quindi non è un discorso mirato, però è una riflessione che volevo condividere non solo con mio figlio ma con tutti coloro che mi stanno a guardare, perché a mio figlio prima gliel'ho fatto più giusto, mi è venuto bene. La prima volta viene bene la roba, poi la seconda volta quando la ripeti viene un macello, quindi pazienza, meglio un macello che niente. Oppure è meglio bene o bene o, ma, o bene o non si fa per niente, quindi non la devo fare per niente. Solo che è giusto parlarne. Se noi guardiamo sempre chi è che sta peggio, come famo a evolvere? Come famo nell'evoluzione a crescere? Come famo a fare successo se guardiamo sempre quelli che sta peggio? Ma noi dobbiamo guardare non solo quelli che sta peggio, ma soprattutto quelli che sta meglio, per dare una mano a chi è che sta peggio, a migliorare la loro situazione. Non è bene, non è bene per noi fare sta bene chi è che sta male? Sì. Come famo a fare sta bene chi è che sta male se guardiamo sempre chi è che sta male? Staremo male pure noi a guardare chi è che sta male. Allora noi, per aiutare chi è che sta male, guardiamo chi è che sta meglio. Così riusciamo a arrivare o a superare chi è che sta meglio. Perché tutti noi abbiamo le capacità e le possibilità, le energie, le forze che ce l'ha donate l'universo, Dio, da riuscire a concretizzare e materializzare l'abbondanza. L'abbondanza, il pianeta abbonda di tutto. L'uomo cosa ha fatto? La creatura non ha ascoltato all'amore, non ascoltando all'amore, cosa gli è successo? Il macello. Il male. Il male non porta al bene, lo sappiamo tutti, no? Mica ho scoperto l'America, manco Cristoforo Colombo l'ha scoperta. Cristoforo Colombo c'aveva una cartina risalente a prima del diluvio, che era una mappa geografica mondiale che si vede tutti i continenti, quindi già lo sapeva che c'era l'America, già lo sapeva che c'era il continente americano, già lo sapeva tutte le isolette, tutte marcate era. C'aveva la mappatura stellare e anche terrestre, c'era tutto in quella mappa. Prima del diluvio c'era una popolazione molto evoluta, più evoluta di questa. Ma cos'è? Sì, stiamo allora a Riccione. Allora voglio dire, no? Il discorso è, se noi dobbiamo arrivare al punto da essere ricchi, non solo nel cuore, nell'anima, ma anche in soldi, non dobbiamo trattare male i soldi, perché più li trattiamo male e più ci viene la povertà. È vero. Più dimo, quello c'ha un sacco di soldi, o lor signore, più invidiamo chi è che c'ha i soldi e più ci viene la povertà, perché siamo invidiosi, perché l'invidia porta al male, porta alla povertà. Invece noi non dobbiamo invidiare chi è che sta bene. Noi dobbiamo ringraziare all'universo che quello sta bene, può fa sta bene a tante persone, quello lì che sta bene. E noi non è che lo dobbiamo imitare, non lo dobbiamo copiare, ma dobbiamo arrivare al punto da riuscire ad ottenere e a creare qualcosa che ci fa sta bene finanziariamente, per aiutare chi è che sta sotto i ponti e chi è che non c'ha manco un tetto di ponte c'ha. Come famo aiutare chi è che sta male se guardiamo sempre chi è che sta peggio di noi? Cosa dici te, capo? Di la tua, che papà adesso sta a confondere i discorsi. Diventiamo tipo come loro. Noi se guardiamo sempre chi è che sta male, diventiamo peggio di chi è che sta male. Noi dobbiamo guardare chi è che c'ha successo.
guardando anche il più debole, perché se no non aiutiamo il più debole a far successo, non avremo successo noi. Quindi pare un discorso che si contraddice. Se tu non aiuti chi è che sta male, non ottieni niente nella vita, perché otterrai sempre il male. Ma se tu aiuti chi è che sta male guardando chi è che sta bene, tu ottieni il successo tuo e di chi è che prima stava male ma otterrà successo per merito tuo. Quindi è tutta una convergenza della macchina, una controcausa, una causa effetto di bene. Creiamo il bene, aiutiamoci a vicenda. Io perché quando, io sono l'unico YouTuber in Italia che ho chiesto tante volte da unirci tutti quanti YouTuber d'Italia, quelli più famosi, che io il confronto sono una marionetta al confronto, no? Ho iniziato, sono uno dei primi in assoluto in Italia che ho iniziato, dovevo essere alle stelle, dovevo averci 2-3 milioni di iscritti, però ovviamente a me invece è il contrario, chiuso 5 volte, sempre le solite lamentele, pare una vittima, basta con la vittima, il vittimismo mi fa schifo, basta, e avrò quello che mi merito. Ognuno di noi abbiamo quello che si merita. Io mi meritavo da essere chiuso 5 volte il canale, non mi interessa, e rimano sempre, mi sono sempre tirato fuori dai guai, che insomma sono sempre rinato e risuscitato. Sono una pianta di cerico, una pianta greca che quando pare che è morta del tutto germoglia e i fiori. Quindi cosa significa questo? Che anche se a me mi hanno abbattuto 5 volte per l'invidia che c'avevano verso di me, anche se io non ero in un canale grande chissà quanto, non mi interessa, mi hanno fatto cadere 5 volte, mi faranno cadere 100 volte, non mi interessa, io mi sono sempre tirato su e sarà sempre così, l'immortale pianta di Gerico. Però ti voglio dire che il discorso è mirato, che ho detto sempre, ho chiesto, ho fatto gli appelli. Chi è che mi ha contattato di YouTube? Di YouTube? Luca il Baffo. Luca il Baffo. No, Luca Allori, quella volta gliel'avevo detto io da fare YouTube, gliel'ho detto io, però lui, e piaceva, l'ha fatto, che saluto, Luca Allori lo saluto, e lui dopo ha cominciato a fare YouTube, e adesso è conosciuto, oltretutto dopo abbiamo fatto dei video insieme, dopo è stato conosciuto di più, quindi... Perché io so dal 2006 babbo che sta su YouTube, quindi a me mi conosce ne un macello di gente, anche se non si scrive ne quasi nessuno, però pazienza, chi se ne frega, ci avrò quello che mi merito, tutti noi abbiamo quello che si meritano. Però io ho chiesto, ho fatto tanti appelli agli YouTube famosi, quelli grossi. Quindi babbo è 12 anni che sta su YouTube? È 12 anni che babbo sta online, ma è 31 anni che faccio i video. Nelle videocassette VHS, nelle millimetri 8, nelle cassette digitali, DVD, memorie, contromemorie. E il discorso è questo: se noi guardiamo chi è che sta peggio di noi, non riusciremo a combinare niente la vita. Noi dobbiamo guardare chi è che ci ha successo, chi è che ci ha avuto successo, che ha concretizzato qualcosa nella sua vita, quello che è proprio ha creato qualcosa in se stesso, che l'ha fatto crescere, l'ha fatto evolvere e gli ha fatto fare i soldi. E quindi guardando queste persone di successo noi possiamo aiutare chi è che non c'ha successo. Se no come famo a aiutare chi è che sta, che sta male, che non c'ha i soldi, sta sempre, cioè, non
non c'ha niente, ha perso tutto, sempre le solite cose. Come famo a far sta bene a sta gente? Creando qualcosa di buono. Sì. Non imitando le cose di un altro artista. Ognuno di noi è un artista per i conti suoi, creando qualcosa di suo, personale, come l'ha creato Babbo. Parlo per me, sì. Adesso parlo a te, dico come l'ho creato io, qualcosa di mio personale, i boccaggi, queste robe lì, no? Adesso queste sono scemenze al confronto, però esplorazioni da quando in qua. La creatura umana da sempre esplora il pianeta, da sempre, è sempre è nato esploratore. La creatura non si è fermata mai, perché Dio è infinito, l'infinità del creato si estende alla velocità della luce. Quindi a 389 km al secondo la luce espande il creato visibile. Quindi l'uomo non finirà mai da esplorare nuovi luoghi, nuovi mondi, nuovi spazi, nuovi sistemi solari, nuove galassie, nuove dimensioni. Guarda un po' cos'è. È una gru, guarda che roba. Bello, eh? Quindi noi siamo stati creati per andare all'esplorazione. Io non ho creato niente di che, però sono il primo in assoluto su YouTube che sono andato a esplorare i luoghi. Dopo mi hanno preso spunto e hanno creato l'urbex, i boccaggi, prendendo spunto da papà, da me. Quindi io sono contento, soddisfatto che ho creato io per primo le esplorazioni su YouTube, in internet. Però ho creato anche altri performance non prendendo spunto da nessuno, e sono contento. Ognuno di noi c'ha dei talenti, delle capacità, dei carismi. È bene sfruttarli, metterli in comunione per il bene collettivo, per il bene del pianeta, perché se non famo del bene al pianeta riceveremo tantissimo bene, tutto quello che noi ci abbiamo bisogno riceveremo. Poi da dietro che c'è non c'è il sole? No, sto guardando avanti. Cosa guardi a fare? Guida papà, cosa ci guardi a fare? Non so. C'è niente da guardare, tutta stradaccia. E quindi come facciamo adesso, babbo ti dà una domanda, no? Rispondi così sente la gente, no? Come facciamo ognuno di noi a fare del bene al nostro prossimo se non ci abbiamo i soldi? Come famo? Gli diamo una pacca sulla spalla, una carezza, un gesto d'affetto, una parola buona, eh? Però uno che muore di fame, fisicamente parlando, c'ha bisogno di un pezzo di pa o una pasta o qualsiasi cosa c'ha bisogno, come famo a fargli del bene? Un gesto d'affetto non gli basta, una parola buona, dolce non gli basta, anche se c'ha sempre bisogno, e tutti c'hanno bisogno di una parola dolce. Una pacca sulla spalla non gli basta, se la sbatti. Cosa ci vuole in quei momenti, in quelle circostanze, quando uno c'ha bisogno da mangiare fisicamente, c'ha bisogno di andare dentro un albergo, dentro un ristorante, dentro, c'ha bisogno di soldi, tanto è così, è inutile che ci giriamo intorno. I soldi, quando uno sta in, finché uno sopravvive qui sulla terra, per sopravvivere, finché uno vive, c'ha bisogno dei soldi. Se non ce l'hai, mori di fame, oppure non te puoi curare, perché ormai la mutua non te passa più niente. Allora, se uno come fa a curarsi? Se tu vai, hai visto nonna, no? Malata di cuore, mia madre, la nonna sua, malata di cuore, doveva fare una visita e il giorno dopo era urgente, sotto ticket, e andava a finire nel 2000, a metà del 2019. Gli ha detto, guarda, io la devo fare assolutamente urgentissima, domani. Ha detto, va bene signora, paghi 180 euro, lo stesso dottore domani è per lei. Quindi se tu paghi, il giorno dopo tu o il giorno stesso fai la stessa visita che te l'ha segnata sotto mutua un anno dopo. Ma se tu vai sotto mutua, spendi 70 euro anziché 15.000 lire, che era 10 anni fa, il lire. Vabbè, 2018, cosa dirò, 18 anni fa, è passato il tempo. Non siamo più in lire, ho capito, vabbè. Però prima il ticket costava poco, adesso costa l'ira di Dio. Babbo, 18 anni fa era il 2000. Il 2000, ancora c'era le lire. Però dai, non si parla più in lire, euro. Ormai c'è l'euro, finito, chiuso, è 20 anni, sono rimasto indietro.
Però voglio dire, se tu vai a vuoi fare una visita urgente sotto ticket mutua, di quanti ce ne è segnati dei puretti che noi la fanno a pagare su ticket, su la visita privata? Il tuo stesso dottore della visita privata ti visita un anno dopo, se tu paghi ti visita il giorno stesso o il giorno dopo. Cosa significa questo? Ci vuole questi. Tu puoi morire. Se tu eviti la morte facendo una visita privata con i soldi. Se tu c'hai i soldi, eviti la morte. Cosa significa? Significa che ce li devi avere i soldi. Per avere i soldi cosa devi fare? Devi lavorare. Devi creare qualcosa che ti permette di fare i soldi. Allora creiamo quel qualcosa. Non stiamo lì a invidiarci a vicenda. Noi possiamo diventare ricchi, più ricchi di quello che fino a prima ci invidiamo. Invidiavamo. Perché dobbiamo invidiare qualcuno che possiamo arrivare pure noi a quei livelli di quel qualcuno? Hai capito, Babbo? Sì. Detto? Tutti noi possiamo arrivare ai livelli di un lor signore. Tutti noi possiamo diventare lor signori. Basta che evitiamo da invidiare. Non dobbiamo più permetterci di invidiare, perché il pianeta sta a morire. Il pianeta sta morendo, signori e signori. Allora noi famo del tutto per evolverci anche finanziariamente, per fare del bene al pianeta. Come facciamo a evolverci finanziariamente? Sponsorizziamo le aziende. Permettiamo alle aziende di risparmiare, di far inquinare meno CO2 nell'ambiente con risparmio virtuoso. C'è il sistema che ha creato Andrea Garbini per guadagnare i soldi, per risparmiare e per inquinare di meno. Anzi, non inquiniamo più niente perché è il 98% energia verde certificata. Pensa tu, la ditta, se si mette con risparmio virtuoso, risparmia il 35% all'anno di spese totali di allacci di tutto, anche non solo il packaging, come si chiama, imballaggi, sta roba lì, tutti i tipi di imballaggi, tipologie che usa un'azienda per spedire, per imballare, capito, i cartoni, i scotch, tutto quanto. Non solo li risparmia, ma anche negli allacci delle forniture d'energia, telefonia, cami, Scania, i cami, le macchine. Cos'è? Che animale è morto qui per terra? Era una roba. Quindi noi abbiamo il sistema di guadagnare, risparmiare e avere i soldi. Sì. Basta che sponsorizziamo e facciamo conoscere le aziende a risparmio virtuoso. Quello è un sistema che ci permette di guadagnare i soldi. Ci permette da fare una visita privata subito, non aspettare un anno. Ci permette di aiutare quello che sta sotto un ponte, che non c'ha una casa. Guarda un po', che moto. Moto tre ruote. Ci permette che coi soldi noi possiamo ottenere qualsiasi ragazza, oppure, non posso dire viceversa perché, non lo so, viceversa, un ragazzo non gli frega se la ragazza è ricca o no. Però a una ragazza gli frega se un ragazzo è ricco. Una ragazza sta solo con uno ricco, non può stare con uno povero. È vero. Finanziariamente dico, Non esiste donna che sta con uno povero, non esiste. Allora voglio dire, no? Ci permette a tutto. I soldi ci permette da fare una visita privata il giorno dopo, invece di aspettare un anno fa in tempo a morire e resuscita. Ci permette da stare con chi ci pare. E poi ci permette di cosa? Di fare, soprattutto di aiutare chi è che stanno in difficoltà. Noi per cosa vivemo a fare? Adesso una domanda, no? Per quale motivo l'universo ci ha messo in vita? Perché ci ha messo in vita Dio? Me lo dici a babbo? Perché? Per soffrire? Per avere le malattie? Per andare a scuola? No. Per andare al lavoro? No. Per soffrire, per soccombe nella sacrificio? No. Per tribulare la mattina, per di porca puretta, io non da faticata, mettendo come un macchinario. Non mica ci ha messo in vita per tribulare. Ci ha messo in vita per creare cose grandi, per la nostra felicità, per essere felici, per condividere lo spazio di Dio insieme.
le sue creature nella gioia, nella pace, nella vita eterna, senza morir mai, senza la morte, senza le malattie, senza la cattiveria, senza le guerre, senza le infermità, senza, lo sai, con le tribolazioni. Non ci ha messo in vita per tribolare. Questo è un discorso che lo fa spesso a mio figlio, c'ha 10 anni, ormai comprende meglio di me. Noi lo dobbiamo fare ai nostri figli questi discorsi. E se ci muore un caro, lo dobbiamo portare all'ubitorio al nostro figlio, a rendersi conto che la vita qui finisce. Finisce. E quando finisce è la porta che va nella vita vera. Anche se è brutta sta roba lì, però tanto la creatura non ha scelto il bene, ha scelto il male, e la morte è entrata a far parte della creatura che ha scelto il male. Noi abbiamo scelto il male? Sì, perché inquiniamo. Guarda lì i cieli, è bianchi, mica azzurri i cieli. Gli occhiali azzurri, è viola, blu. È blu, i cieli una volta era così, adesso è bianchi. Perché bianchi i cieli? Perché inquinamento. CO2, CO1000 questo è. Andrea, chi c'è il CO1000? Non c'è il CO2. Aggiungi 3 zeri, va un po' un elicottero. Un aeroplano, guarda un po'. Quando passa un aeroplano è segno molto positivo, lo sai? Come una piuma, quando tu trovi una piuma, segno molto positivo. Guarda, stiamo a Fano, quasi vicino a Senigallia. Quindi, questo discorso si fa sempre più serio. Come facciamo ad aiutare chi è che sta in difficoltà? L'unico sistema è a far conoscere i dirigenti delle aziende al dirigente di risparmio virtuoso, che sarebbe Andrea Carbini, che ha creato un sistema che permette di farci guadagnare a tutti e in più permette da non inquinare più l'ecosistema, permette di fare un cambiamento drastico al pianeta Terra. Piano piano i cieli diventeranno azzurri se noi tutti sponsorizziamo le aziende di tutta Italia, di tutta Europa, di tutto il mondo. Quindi l'unico sistema in assoluto per avere un futuro migliore è il risparmio virtuoso. Ascoltiamoci a vicenda, aiutiamo chi è che sta in difficoltà. Come famo aiutare senza quattrì? Allora non invochiamo la povertà, invochiamo la ricchezza. La ricchezza nel portafoglio e la ricchezza nel cuore. Dandoci una mano reciproca possiamo creare grandi cose per cambiare il pianeta. Come? Coi soldi. Per fare i soldi sponsorizziamo le aziende. Il risparmio delle aziende ricaviamo i soldi per noi e per gli altri, e per la cooperativa Heart, che ha creato sempre Andrea Carbini, che la cooperativa insieme coi comuni vanno a togliere le discariche in mezzo ai campi sottoterra. Tanto la terra è piena di discariche ormai, la cattiveria, vedi, gli uccelli stanno a morire tutti per la plastica che mangiano. Non capisce ne più se è plastica mulliche, non si capisce più niente, per terra tutta plastica. Mezzo al mare c'è l'oceano Atlantico, l'Indo è l'oceano Indiano, su una madò c'è un'isola grossa quanto 5 volte l'Italia piena di plastica. Lo sa pure mio figlio, chi l'ha fatto vedere a scuola. Tutta plastica dappertutto. Allora, volemo fare i soldi per creare un macchinario che magna e ricicla e trasforma la plastica nella riciclazione di altre materie plastiche che servono e vengono sempre riciclate e noi ci guadagniamo? Come? Con risparmio virtuoso! Noi possiamo trionfare. Siamo stati nell'hotel Triomphal. Allora, il Triomphal, mettiamolo in pratica. Come facciamo a trionfare? Sappiamo bene che trionfare significa vincere, significa avere successo. Come famo avere successo se non c'hai i soldi? Creiamoli, creiamoli. C'abbiamo lo strumento adatto per creare i soldi che ci permette da vivere decorosamente. Iniziamo a conoscere aziende. Iniziamo a far conoscere Andrea Carbini a delle aziende. Prendiamo appuntamenti con il padrone, il titolare e l'imprenditore dell'azienda
piccola e grande che sia, facciamola conoscere ad Andrea Garbini, che prende appuntamento, ci va. C'è la grazia che ancora è in vita, Andrea, che sta facendo del tutto per operare il bene e per il pianeta. Facciamo del bene pure noi, coinvolgiamo le aziende a risparmio virtuoso, così ne ricaviamo i soldi, diventiamo ricchi. Ricchi, perché ricchi ci dobbiamo assolutamente arrivare a quell'obiettivo. Noi dobbiamo fissarci degli obiettivi. Io devo diventare ricco finanziariamente, ma non solo nel cuore e nell'anima. Ma noi dobbiamo, tutti noi, aiutarci a vicenda. Io allora ritorno al discorso, papo, t'han dormito, perché il viaggio è lungo. Questo è un discorso giusto, è un discorso più che giusto, è un discorso che tutti i genitori dovrebbero fare ai propri figli. Qual è il futuro tuo per fare i soldi? Risparmio virtuoso. Tutti noi in Italia, in Europa e nel mondo dobbiamo fare risparmio virtuoso per ottenere i soldi, per ottenere l'aiuto agli altri, per ottenere meno inquinamento, per ottenere eliminazione di discariche in tutta Italia. L'unico sistema all'avanguardia. Guarda un po' il Monte Conero da chi si vede. Visto, il cane che dorme. Quindi mettiamo in pratica l'evoluzione. L'evoluzione significa averci i soldi. L'evoluzione significa non inquinare più l'ambiente. L'evoluzione significa sponsorizzare le aziende a risparmio virtuoso. Questa è l'evoluzione, l'unica, non c'è altri, non ce ne sono altri, non esistene, trovamene altri, me lo saprai di. Che cos'è risparmio virtuoso? Vatti a informarci, al sito internet, schiacci risparmiovirtuoso.com o .it, quello che te pare, tu trovi il sito del risparmio virtuoso. Andrea l'ha creato questo sistema nel 2004, ormai quanti anni è passati, siamo nel 2018, è una vita, è ora che lui viene a sapere. Te padrone fabbrica, contatta a risparmio virtuoso, telefona Andrea, chiami Andrea, dici oh, ma poi fa risparmiare il 35% su 100.000 euro all'anno, tu mi fai risparmiare 30.000 euro, te conviene risparmiare 30.000 euro, sì o no? E quelle 30.000 euro si fa un po' all'azienda risparmio virtuoso, un po' a te, un po' alla alla, com'è che è? All'aiuto per chi è che sta in difficoltà. Pensa un po' che bello, capo. Ti rendi conto? Babbo ti ha spiegato una cosa che è il futuro pure tuo, è il futuro nostro. L'unico sistema in assoluto per guadagnare i soldi, oggi come oggi. In più, soprattutto, l'unico sistema per non far più l'inquinamento nell'aria e nella terra, dappertutto. L'unico sistema che ci permette da non vedere più le discariche a Roma, a Napoli, a tutte le città che uno pensa a Napoli o Macello, invece no, a Napoli è meglio di Roma, a Roma è peggio. Vero. A Milano dicene tutti che è pulito, invece vai su in dei luoghi in periferia un macello, le discariche dappertutto, dappertutto c'è le discariche, perché l'ingratitudine ormai ha superato ogni limite della schizofrenia mentale, che la mente mente. Come se fa? È inutile lamentarsi a sta lì con l'elemosina. Dopo c'è quelli che fanno per finta con le stampelle finte, dopo che curene più di noi. Per domandare i quattrini lì, tutto un continuo davanti il Sosti, davanti l'Eurospin. Uno va all'Eurospin e te spende di meno, devi dare pure i soldi a questi, se non li dai ti spacchi nella macchina. Allora voglio dire no. Ma pusta, tutti possiamo avere i soldi, basta volerlo. Creiamo qualcosa che ci permette, già c'è, già l'ha creato Andrea, non c'è bisogno manco da crearlo quel qualcosa che ci può dare la possibilità di aiutare agli altri, di aiutare noi stessi, aiutare l'ecosistema. Se aiutiamo al pianeta, tutto quello che ci abbiamo bisogno ci verrà in aggiunta. Hai capito? Sì. Ecco. Amore, qua sbassa il sedile, dai, dormi. Che dobbiamo fare altri 200 km. Dai, sbassa che... 55 km. Sì, se c'è... Beh, però fino a Ancona, dopo Pescara, un altri 150. Sbassa il sedile. Sal pesetto tuo non la fa papolia a sbassare, perché c'è la rotella. Volemo fare un passo di qualità, un passo di evoluzione. I soldi, il pianeta. Meno inquinamento, cos'è, uno Scania? O un Mercedes? Mercedes. Porca miseria, è bello. No, Volvo.
no, sì, ma è un Volvo, un Volvo. Uno mi dice, ma te, ma io sono povero, non ti posso invitare. Inizia a sponsorizzare le aziende, dopo vedrai come mi posso invitare, mi posso invitare tutti i giorni. La tariffa mia è 175 euro più IVA, perché ho partita IVA. Bisogna pagare le tasse, signori. Le tasse allo Stato. Lo Stato ci vuole quello che ci vuole, ma se noi sponsorizziamo le aziende, ce l'avemo i soldi per pagare lo Stato. Lo Stato se va a fare i cavoli di sua, lo sappiamo. Da quando in qua? Sempre ha preso di più di quello che dove ne prende. Però non ci potevamo fare niente, dobbiamo pagare le tasse. Se non andiamo a bere un caffè, non ci dà lo scontrino. Andiamo dal meccanico, non ci fa la fattura. Andiamo dal benzinaro, il benzinaro non ci fa mai lo scontrino. E andiamo dal dottore privato, non ci fa manco la fattura. Con la scusa che ci fa spendere meno, non ci avemo la fattura. Andiamo lì, non ci fa la fattura. Andiamo là, non ci fa lo scontrino. Allora tutta è un'evasione dei tasse. Apposta le tasse è aumentate a dismisura, non solo perché il governo c'è marcia, ma perché non si fa mai, non c'è più, non si fa i scontri, un macello. Perché aumenta le tasse? È normale, è ovvio, no? È ovvio che aumenta. Non siamo in regola più di niente, l'ingratitudine, la falsità, l'inganno, l'evasione delle tasse. È tutto un magna magna. Noi però non dobbiamo focalizzare il nostro pensiero nel negativo. Noi dobbiamo pensare il positivo, risparmio virtuoso. Vogliamo fare i soldi, lavoriamo per risparmio virtuoso. Diventiamo soci. Soci però non è che significa diventare soci a PIA per 6 mesi 300 euro di base, com'è la prassi, e speculare sopra risparmio virtuoso. No, perché se no speculiamo sopra risparmio virtuoso, siamo inchiappettati. E perché dopo noi, con la scusa che abbiamo quella paga base e non famo niente, rubiamo al pianeta. E noi, se famo qualcosa contro il pianeta, l'universo ci ricambia in modo negativo. Ma se noi invece facciamo qualcosa per migliorare il pianeta, e cioè far conoscere nuove aziende a risparmio e anche all'energia verde, così ci abbiamo noi più guadagno e più soddisfazione, perché se noi guadagniamo sempre di più, la soddisfazione aumenta, perché noi col guadagno di più, se aumenta il guadagno, noi possiamo aumentare le possibilità di aiutare chi è che sta nella necessità. Capito, Gabri? Sì. Dormi, dormi. Quindi noi come famo aiutarci a vicenda? Iniziare ad essere risparmio virtuoso, far conoscere nuove aziende. Se no non famo conoscere a nessuno, rimaniamo nel nostro egoismo, non ci arricchiamo e continuiamo sempre a giudicare, a condannare e a invidiare, e ci porta allo sfascio. Io attualmente a risparmio virtuoso ho fatto conoscere una venticinquina di aziende che non hanno aderito, 24 non hanno aderito, una sì, per adesso una. C'è un po' di difficoltà all'inizio, perché le aziende, non conoscendo il sistema risparmio virtuoso, è tutti malfidati, pensano tutti che stiamo qui tutti a rubare, stiamo qui tutti, se pensa le aziende malfidate, dicono ma quelli cos'è, ci speculano i soldi, chi è questa gente, chi è? Famo conoscere risparmio virtuoso, non toglie niente, anzi, è tutto deguadagnato per l'azienda che viene sponsorizzata da risparmio virtuoso, è tutto un risparmio e un guadagno, e meno inquinamento. Pensa un po', se tu per esempio sei un titolare di azienda, un dirigente di un'azienda, un padrone, spendi 100.000 euro all'anno, con risparmio virtuoso ne spendi 70. Non conviene? Sì. Oh, vedi che l'ha detto pure mio figlio. C'eria mio figlio che c'ha 10 anni, non c'eriate voi altri che siete dirigenti di aziende. Ma con me ho su cervello? Ma quanto siamo mentegatti? Io sono diventato un imprenditore da una settimana e mezza che ho partita IVA. Quindi chiunque mi sta guardando mi può invitare o
militare per fare la pubblicità alla propria azienda. Dopo io la metto sul canale mio e la pubblicità, pubblicità oppure esplorazioni, qualsiasi cosa, il servizio, c'è una paga base del, per il servizio, dopo dipende quanti giorni devo stare fuori e ci si mette d'accordo. Ognuno di noi c'ha il suo lavoro, ognuno di noi crea ciò che gli permette da fare qualcosa per la propria vita e gli permette di essere gratificato, perché qualsiasi lavoro non solo va pagato, ma deve essere anche una gioia a farlo, perché se non è una gioia uno non vede l'ora da finirlo. Tu fatichi, sei un robot, come te la fabbrica, aspetti un mese che c'hai la busta paga, che dopo devi pagare al governo e devi pagare la macchina per andare a faticare per un altro, devi pagare, ti rendi conto, devi pagare le bollette, devi pagare la casa, vabbè, come è stato sempre, però uno fa la vita da robot, pensi che non vedi l'ora che ti finisce il mese, oppure non vedi l'ora al fine settimana per campare il sabato e la domenica, e se fatichi pure il sabato non vedi l'ora che c'hai la domenica libera, dopo tutto il resto dei giorni cos'è? Sei un robot. Aspetti il fine settimana per divertirti, per averci quel poco di divertimento, dopo tutto dovere fino a fine mese non vedi l'ora che ti arriva la busta paga, dopo la spendi tutta per pagare la macchina che ti serve per andare a faticare per un altro e per pagare le bollette che ti serve per sopravvivere, se no mori. Invece con risparmio virtuoso tu puoi avere una remunerazione superiore, dipende le aziende che sponsorizzi. Più aziende sono, più bene fai al pianeta, meno inquinamento e più beneficio al pianeta con meno inquinamento, più risparmio, più guadagno, tutto de guadagnato. Pensa che bello, pensa che roba bella che ha creato risparmio virtuoso. Pensa tu, riflettiamoci, tutti noi possiamo diventare ricchi finanziariamente. Adesso non mi dite il dio denaro ti dà unta la testa, non è vero niente, il dio denaro non c'entra niente. Noi, io sto facendo un ragionamento per i bambini e anche per i grandi che mi stanno a guardare, è sempre sul problema dei soldi, eh? C'è avuto sempre il problema dei soldi, adesso c'è si può risolvere questo problema della mancanza dei soldi. Basta invocare la povertà, invochiamo la ricchezza. Basta Dio, oh, che palle, noi la fuori, va a fine mese, noi la fuochini, noi la fuola. Basta essere vittime, basta, finimo su vittimismo di merda, eh? Basta, dimo, io voglio i soldi. Come famo? Io voglio i soldi, voglio la ricchezza, voglio cavarmela in questa vita, voglio aiutare agli altri, voglio arrivare al punto da essere indipendente finanziariamente e fare meno inquinamento nell'ambiente. Voglio arrivare al punto da aiutare chi è che sta in difficoltà, che c'ho il metodo giusto per arrivare a ciò. Qual è? Risparmio virtuoso. Adesso l'ho fatta troppo a lungo sul discorso, ma andava fatto. E mi trovo nei pressi di Senigallia, che sopra qua, a se colline, ho fatto un casino di video tempo fa. Adesso mi trovo presso una casa che c'era una lambretta antica dentro lì. Mi pare di aver sognato, guarda, quella volta. Comunque, le cose belle passano, però noi possiamo avere cose pure più belle guadagnando. Coi soldi tu puoi ottenere tutto quello che vuoi raggiungere. Ci vuole i soldi, per fare i soldi facciamo il bene al pianeta con risparmio virtuoso. Tutti noi possiamo ottenere i soldi, possiamo avere i soldi, eh? Non si tratta di è il dio denaro, lo sterco del demonio. Se dimo sempre male dei soldi, non ci verrà mai. Dimo bene dei soldi perché ci serve per sopravvivere. Tutti noi ci abbiamo bisogno dei soldi in abbondanza, così facciamo del bene anche al nostro prossimo. Come dicevo prima, ripeto, quante volte, quanti annunci ho fatto a YouTube famosi da fare una collaborazione insieme? Chi è che ha aderito? L'han benedetto ha aderito?
aderito l'han benedetto. Aderirà al risparmio virtuoso, ben venga, sono contento, farò dei video con l'han benedetto, d'accordo, ben venga, va bene, vieni l'han benedetto, va bene, ci siamo messi d'accordo, anche con Andrea Carbini si è messo d'accordo, ed è, lo vedrò a fine mese di luglio, ci vedremo a luglio con l'han benedetto. Vabbè, d'accordo, ben venga. Ma oltre l'han benedetto chi è che si unisce per il bene del pianeta? Continuiamo a fare stronzate contro Matteo Montesi, sempre a di male, invidiare Matteo Montesi perché ci si crede che c'ha la Banca d'Italia, c'ha il tesoretto nascosto sotto la selva di Castelfidardo, le solite fregnacce, è Vanna Marchi, ha venduto gli amuleti, tutte cazzate per fare audience, invece da fare audience sopra, speculare sopra il nome e cognome mia, a dire un sacco di cazzate contro di me, a distruggermi la relazione, il lavoro, tutto un continuo. Fate qualcosa per il bene del pianeta, che il pianeta sta a morire, stiamo sempre a fare la guerra tra poveri. Quante volte l'ho detto? Basta a fare live bastarde contro di me, contro la mia famiglia, raccontare i cazzi mia, basta, basta, è ora che tutelamo il pianeta, bastardi. Adesso non sto a giudicare bastardi per chi è che lo fa ancora, sa su schifo di messa in scena. Pagliacci senza una forma di volto, fate vedere la faccia, togliete questa maschera, fate del bene al pianeta, tutti noi possiamo arricchirci perché il pianeta ha delle risorse impressionanti, c'ha l'immensità, è immenso il pianeta, c'ha le risorse che pare che non finisce mai. Però tutto quello che sta a assorbire l'uomo di cattiveria finisce dopo, E il petrolio sta a finire. E il petrolio è una roba che inquina, adesso vuole la canapa. La canapa, signori, dobbiamo coltivare la canapa in tutto il mondo. Con la canapa si fa pure le case, si fa il carburante, le case, non inquina. È tutto riciclabile. Pensa che bello. Ancona Nord. Siamo quasi arrivati, adesso Ancona Sud e poi... Arpartimo, andiamo a Pescara. Ci aspetta Stefano, Simona e poi c'è Stefania, Stella e quell'altra fia, non lo so chi è. La controfia di Stefano, non lo so, non mi ricordo più come si chiama. Quindi dobbiamo assolutamente arricchirci finanziariamente con risparmio virtuoso, così facciamo del bene al pianeta e non solo al pianeta, ma anche a chi è che ha le difficoltà. Basta lamentarci, basta, non c'è i soldi, non c'è... E sa, dichi sempre quelli, dopo non ti viene i quattrini, ci vuole i quattrini, però bisogna essere indipendenti, non aggravare sull'altro o sull'altra. Io mi sono stufato a dipendere sempre, io per 20 anni non ho dipeso, dipeso, non c'ho più il peso, io non peso più niente, sono dimagrito, vabbè, comunque non ho gravato su nessuno per 20 anni in fabbrica. Dopo purtroppo ho perso tutto, dopo purtroppo c'è stata delle leve che mi hanno sostenuto. Adesso sto diventando indipendente e riuscirò a essere sempre più indipendente. E aiuterò anche chi è che sta in difficoltà a crescere, a evolvere, in modo che loro, chi è che sta in difficoltà adesso, se noi li aiutiamo, loro aiuteranno noi, oppure aiuterà chi è che sta in difficoltà a loro volta, perché noi non ci avremo bisogno, perché noi siamo diventati ricchi a forza da sponsorizzare le aziende. Pensiamoci una volta per tutte, così quei soldi otteniamo una ragazza, non te sta a lamentare, spugnettare, invidia a me. Tu puoi arrivare a averci i soldi, così non ti spugnetti più, c'hai la ragazza. Con i soldi c'hai la ragazza, senza soldi non ci avrai nessuno, ti spugnetti tutto un continuo. Sempre lì davanti il monitor a fare le live bastarde con la maschera. Basta a fare se stronzate. Basta, basta. Otteniamo il bene del pianeta, così il pianeta ci ricambia in soldi. E col denaro possiamo ottenere tutto. Tranne che l'amore. Però coi soldi, ricordiamoci che una persona, se no coi soldi che compriamo le rose, vabbè, c'è certe donne che non gli può fregare di meno delle rose, e io ho avuto
anche, vabbè, l'esperienza, però se fai le mimose e fa piacere, tu puoi fare tutto con i soldi, qualsiasi cosa che piace tu la possi comprare e fa piacere, non che te compri l'amore con i soldi, no, l'amore non si compra con i soldi, c'è l'empatia, c'è tante cose, la chimica, l'empatia, lo sguardo, gli occhi, non vedi l'ora da incontrarla quella persona, io lo so per esperienza. Io ho amato tanto nella mia vita, specialmente l'ultima, e l'amore non va via mai. Quindi quei soldi ottieni tutto, la fai contenta, la fai felice, la porti a fa in tutte pare, la porti al polo nord, al polo sud, la porti in tutto cavolo vuoi, e la fai contenta, quei soldi la fai contenta una donna, si innamora sempre di più, senza soldi te si disinnamora. Va con un pinguino de Batman, va con Mastro Lindo, va con chi te pare, va con chi è che gli può offrire una sicurezza. Con uno però senza soldi non ce va una donna, non te ce sta, hai capito? Quindi con i soldi puoi ottenere tutto, punto, finito, chiuso, è una realtà. Vuoi o non vuoi, non mi dica, non è vero, te se sei una donna, non è vero Matteo, io voglio uno un po' disgraziato penato, no, non è vero, è una cazzata, Tu vuoi uno che c'ha i soldi e basta, se c'hai i soldi, una buona posizione economica, ci stai, se no, ciao, ti saluto, eccoci, è una realtà. Io lo insegno a mio figlio a fare i soldi, perché io voglio che mio figlio sta bene, che non ci abbia le inculate che ho preso io nella vita, capito, le fregature oppure gli abbandoni, tutto un abbandono, no, ci vuole i soldi, così non sei più abbandonato. Io mi sono accorto dentro quell'albergo lì, era convenzionato con Mirabilandia, c'è un pacchetto che costa una cifra, una piccola cifra, va bene, è accessibile, ma c'è gente che lì ha speso 700-800 euro due giorni, in 3-4, è ovvio, 700-800 euro, famiglie, tranquilli e beati, pagavano con la carta di credito, finito, c'era un bel conto in banca, così dovevamo arrivare, averci un bel conto in banca, così non c'è bisogno da fare i grandoni, no? Com'è che si chiama, Gabri? I grandoni? Adesso è dormito l'amore del papà, meglio dai, non ha sentito le parolacce, vabbè, comunque... E non c'è bisogno da fare i tatuaggi, piercing, droga, non c'è bisogno, basta i soldi. E Gabri, dormi, come si chiama? Ramarro. Chi è quelli grandoni? I tamarri, non c'è bisogno da fare il tamarro, basta averci i soldi. Non c'è bisogno di farsi mille tatuaggi, arruinarsi tutto il corpo, tutti i buchi, dappertutto. Io non li faccio. Vabbè, però ci vuole i soldi per averci una ragazza, no? No. Allora non c'è bisogno di farsi piercing dappertutto, i soldi. No, i soldi sì. E piercing, tatuaggi, le solite cose, cappello alla rovescio, medaglie di un prigioniero per fare grandono, per dare sicurezza a se donne, no? A bestemmiare ad alta voce a Dio, no, c'è bisogno di quello, basta i soldi, basta averci il portafoglio pieno, allora te ce stanno tutte. Quindi iniziamo a riempire questo portafoglio e iniziamo a aiutare il prossimo, così dopo non siamo abbandonati, siamo tutti vicino, tutti amici e così cambia il mondo. Dovemmo diventare, tutti dobbiamo mangiare la fetta di torta, non solo i ricchi, i poveri devono diventare ricchi, come fanno? Con risparmio virtuoso, come me, io ho aderito al risparmio virtuoso, adesso diventerò ricco, straricco, sfondato, e potrò aiutare tante persone in difficoltà, hai capito? Dopo piano piano mi si appiccicheranno un sacco di donne, mi tocca chiudere la porta di quante ce ne avrò. Però io la voglio avere una solo che amo. Solo una che amo. Io sono fatto a vecchio stampo. Una sola. Dopo uno può dire, ma una, quando meno te l'aspetti, te saluta. No, se c'hai i soldi non te saluta più. Guarda un po' che roba, c'è una macchina di un militare, la curiera militare, va, porca miseria, chissà chi era, un maggiore dentro lì, un colonnello,
a posto, adesso mi sono un po' imbrogliato nei discorsi, ma la realtà dei fatti è questa. Dobbiamo assolutamente tutelare il pianeta. Pare che ho parlato solo dei soldi, ma i soldi bisogna benedire dove c'è. Benedire tutto, ringraziare l'universo e chiedere: universo, Dio, donami la grazia da creare, da sponsorizzare, da riuscire a trovare nuovi acquirenti aziendali che aderiscono a risparmio virtuoso, in modo che piano piano divento ricco finanziariamente, che possa aiutare il bene del pianeta e aiutare chi è che sta nella necessità, nel bisogno. Non il bisogno che deve cagare, il bisogno che sta male finanziariamente. Li aiutiamo reciprocamente, come se dovrebbero aiutare YouTube famosi. E YouTube quelli meno famosi, quelli famosi dovrebbero aiutare, per giusto, a dare una mano quelli meno famosi. Come me, io sono meno famoso, quelli grossi mi dovrebbero dare una mano. E invece no, c'è certi grossi che si è ingranditi guardando le mie produzioni, prendendo spunto da me, che non gli può fregare meno di me. Gli pensano solo al proprio egoismo, alla propria situazione finanziaria che aumenta, e non gli può fregare meno di me. Così però è l'egoismo che porta alla fine, porta allo sfascio. Non dobbiamo essere egoisti e non dobbiamo invidiare, dobbiamo arrivare ad alti livelli di evoluzione. Per arrivarci, risparmio virtuoso, il bene del pianeta Terra. Music Media Tracks.